Benvenuti a questo nuovo tutorial nel quale, come recita il titolo, vi voglio spiegare come si possono usare più versioni del browser internet Chromium sullo stesso PC e aggiornarlo costantemente. Perché questo tutorial lo vediamo qui di seguito, perché dietro ci sta un piccolo problema, o neanche tanto piccolo, comunque un problema che allo stato attuale affligge la nostra Ubuntu. Che cos'è il problema? È che il browser o navigatore internet, come viene anche chiamato in italiano, Chromium, non è aggiornato da un po' di tempo. Ecco, non è aggiornato. Cosa significa? Significa che nei repository ufficiali di Ubuntu, così come nei vari PPA dedicati, cioè quei repository che di solito dopo il rilascio di una versione di Ubuntu, scusate, dopo il rilascio di una versione di Ubuntu, dicevo, questi PPA aiutano a tenere aggiornati alcuni programmi a versioni che vanno al di là di quelle del momento del rilascio, e quindi sto dicendo che sia nei repository ufficiali, così come nei PPA dedicati, siamo rimasti fermi alla versione 18, la stessa del giorno del rilascio di Ubuntu 12.04. Ecco, possiamo vederlo qui. Qui ho messo un paio di link che vi posso poi naturalmente lasciare nella descrizione di questo video. Lo troverete quindi nella descrizione. Ecco, io ho già aperto queste due pagine, quindi la prima è questa, che è il sito packagesubuntu.com, che è un sito che permette di cercare i pacchetti presenti nelle varie versioni già rilasciate di Ubuntu e anche quelle in lavorazione. Quindi c'è anche, vedete qui in basso, anche Quantal, che è la versione nuova che uscirà in ottobre o novembre di quest'anno. Ottobre mi sembra. Ecco, come potete vedere però, il Chromium Browser, eccolo qua, che io l'ho già cercato in questo sito, e vedete qui che è rimasto praticamente fermo la versione 18.0.1025 bla 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 bla. Ecco. Questa situazione non ho la più pallida idea se è destinata a durare o meno, ma presumo che non essendo Chromium il browser ufficiale di Ubuntu, cioè in realtà il browser ufficiale è ancora Firefox, ci sono state a dire il vero prima del rilascio di Precise Pangolin in aprile delle discussioni all'interno di Canonical se mantenere ancora Firefox come browser predefinito oppure se passare a Chromium. Ebbene, Firefox ha vinto ancora. E quindi è il browser ufficiale, quindi sicuramente sarà un po' più, diciamo così, curato dal punto di vista degli aggiornamenti Firefox che non Chromium, che a questo punto è comunque una scelta nostra di usare Chromium al posto del browser ufficiale Firefox. Ecco, e quindi non so dire se questo sia il motivo o meno, ma siamo in una situazione un po' di stallo, quindi con la versione di Chromium ferma la versione 18 e non avendo notizia da parte di Canonical se intende correggere a breve o meno questa situazione. Ecco, è diciamo da aprile che ci troviamo con la versione 18 e tuttora è sempre tutto fermo nei repository, nei vari repository PPA e non alla versione 18. Quindi io sapendo che come me molti altri utilizzatori di Ubuntu hanno deciso di abbandonare o perlomeno affiancare Firefox a Chromium, o meglio viceversa, affiancare Chromium a Firefox, e quindi ho deciso di fare questo video perché? Perché non è una buona cosa tenere un browser troppo a lungo ad una versione che invecchia rapidamente. Ecco, lo spiego qui in questo paragrafo il problema dove sta in realtà, perché se, non è che la versione 18 non funzioni bene, funziona benissimo, però sappiamo tutti che Google sviluppa molto rapidamente il suo browser Chromium e quindi di conseguenza anche Chrome, la sua versione proprietaria, lo
lo sviluppa molto velocemente, e tanto velocemente che nel frattempo, da aprile ad oggi, siamo già arrivati in realtà alla versione 22, ma noi siamo rimasti fermi alla 18. Il problema è che un browser che invecchia non sta nel suo funzionamento, ma nella sua vulnerabilità. Quindi più passa il tempo e le nuove versioni possono sì portare nuove funzionalità, ma soprattutto coprono quei buchi di sicurezza che magari in un browser più vecchio si sono creati nel tempo, perché come sappiamo, internet, come dico qui, è un terreno pericoloso, pieno di insidie, sempre nuove, ogni giorno ne nascono e quindi i browser devono stare al passo. Se noi stiamo indietro troppo di versione, rischiamo di avere un browser non più all'altezza. Ecco quindi che in realtà il vero problema è tenere il browser aggiornato per nostra sicurezza più che per le funzionalità o per chissà che. Quindi è importante tenerlo aggiornato. Restare fermi alla versione 18 a questa velocità di sviluppo di Chromium può diventare anche pericoloso nel tempo e quindi diventa anche importante riuscire ad aggiornarlo, indipendentemente dal fatto che nei repository ufficiali, che sono tanto comodi, questo aggiornamento non avvenga, allo stato attuale non avvenga. Ecco, ho citato un attimo Google Chrome e lo ricito qui un attimo solo per dire che sono perfettamente cosciente del fatto che esiste Google Chrome anche per Linux, ovviamente, quindi Chrome è la versione proprietaria di Chromium, di Google, sono entrambi progetti di Google, ma mentre Chromium è della comunità, è open source, è tutto quello di bello che noi sappiamo, mentre Chrome è una versione leggermente ritoccata, brandizzata da Google, ritenuta la versione proprietaria di Chromium. Ecco. Chi volesse usare Chrome sappia che, così come per altri prodotti di Google installabili sul PC sotto Linux, ha un suo bel repository che funziona a modi PPA e quindi otterrebbe la sua bella versione di Chrome sempre aggiornata dai repository comodissimo. Ecco, ma siccome io voglio favorire comunque la parte open source, il mondo open source del software, io preferisco spingere la scelta di Chromium anziché quella di Chrome, anche se niente e nessuno vi proibisce di puntare a Chrome, che in questo momento è sicuramente più confortevole da manutenzionare sul vostro sistema. Io però vi voglio spiegare come continuare ad usare Chromium e quindi invitarvi a scegliere comunque Chromium, perché Chromium è un po' come dire la palestra di sviluppo prima dei rilasci di Chrome, ecco. Tant'è vero che, come ho detto, con Chromium siamo arrivati alla versione 22. E Google Chrome è stato rilasciato in versione, diciamo, stabile e definitiva ad oggi alla versione 20, quindi vedete che è un paio di versioni indietro, perché, come ho detto un attimo fa, Chromium possiamo considerarlo un po' la palestra di sviluppo di Google del suo Chrome, quindi prima si prova, si sviluppa, si va avanti in Chromium, poi quando le cose sono stabili loro rilasciano il loro Chrome e il Chromium intanto va avanti. Quindi in sé Chromium è sicuramente all'altezza di Chrome, anzi alcune cose addirittura le possiamo trovare prima in Chromium che non nelle versioni definitive rilasciate da Google di Chrome. Quindi fate la vostra scelta, anche se mio consiglio, almeno per coerenza di questo canale che parla di Ubuntu, di Linux e di software comunque open source e aperto, io vi consiglio di usare comunque Chromium. Poi fate la vostra scelta. Allora, spiegato dov'è il problema, vi ho mostrato che le versioni nel repository ufficiale di Ubuntu è alla 18, così come nei vari PPA che ci sono sempre esistiti, vedete che anche i vari PPA presenti nei repository su Launchpad sono fermi pure loro alla stessa versione 18. Vedete questo, ce ne sono addirittura 4, vedete anche qui versione 18. Ve ne mostro un altro. Versione 18 pure lui, l'ultimo pure lui versione 18, ecco. I manutentori di questi PPA hanno smesso di manutenzionarli, non si sa bene perché, tutto un tratto, e quindi alla fin fine si è tutto fermato lì, un po' come congelato la versione 18, perché tuttora non ci sono dei nuovi manutentori che portano avanti questi PPA. E a quanto pare nessuno al momento pensa di aggiornare Chromium anche nei repository ufficiali, pur essendo
Precise Pangolin, una versione di Ubuntu a lungo termine di supporto. Questo comunque mi fa pensare che prima o poi verrà sicuramente aggiornato, almeno nei repository ufficiali, se non nei PPA, però per il momento questo problema esiste e più invecchia, ripeto il concetto, più invecchia la versione, più diventa urgente aggiornarla. E quindi ecco lo scopo del mio tutorial. Un'altra precisazione, già che ci sono, perché nel titolo dico usare più versioni? A questo punto potreste dirmi, obiettare, ma allora teniamoci l'ultima versione, perché fare questo lavoro per tenere più versioni, che poi in realtà ci serve quella aggiornata. Ecco, questo lo faccio solo per un motivo molto semplice: io voglio conservare sul mio sistema Chromium installato dai repository ufficiali, cioè quello che vediamo qui ed è quello che tuttora ho installato sul mio sistema, che è quello proprio dai repository, oltre a quello aggiornato all'ultima versione, che è quello che sto usando in questo momento. Quindi ho due versioni di Chromium che convivono sul mio sistema. Ecco, l'unico motivo per cui faccio questo lavoro di convivenza, diciamo, invece di puntare esclusivamente su quello aggiornato, è perché sono convinto che prima o poi si aggiornerà anche quello dei repository, che quindi resta comunque il metodo più semplice di tenere aggiornato il proprio sistema, perché dai repository, come sapete, arrivano gli aggiornamenti da soli, non fate altro che aggiornare il vostro sistema e vi trovate il browser aggiornato. Con questo sistema che vi spiegherò a breve, voi sì avete l'ultima versione di Chromium sempre aggiornata o quando volete voi. Però richiede una certa piccola, per carità, manualità, che non è la stessa comodità dei repository. Quindi io voglio tenermi aperte le due strade, ecco perché vi spiego come conservare quello installato dai repository e in più poter usare e tenere aggiornato una versione alternativa, sempre aggiornata, di Chromium. Allora, la procedura. Vediamo quindi passo passo questa procedura che ci permette appunto di avere installato, o meglio, presente sul proprio sistema la versione di Chromium all'ultimissima versione di giornata, diciamo, assieme appunto parallelamente a quella dei repository. Di cosa abbiamo bisogno? Dunque, abbiamo bisogno naturalmente del sito di Google, del progetto di Google Chromium, dal quale scaricare la versione aggiornata. E il sito è questo qua, che poi vi lascio naturalmente in descrizione del video. Qui l'ho già aperto, eccolo qua, possiamo anche chiudere questo. Quindi se cliccate o se aprite questo indirizzo internet, vi trovate qui, che è il sito di Google, dove gli sviluppatori caricano le compilazioni delle varie versioni di Chromium man mano che sviluppano e vanno avanti. Ecco, vedete che ci sono cartelle su questo sito per Linux a 64 bit, per Mac, per Windows, cioè per tutte le piattaforme. Ognuno deve scegliere naturalmente la cartella che gli compete. Per quanto mi riguarda, Linux a 64 bit, quindi farò clic qui, voi fate poi clic se avete un sistema 32 bit, Linux 32, eccetera, eccetera. Quindi io faccio clic su Linux a 64 bit. E uscirà tutto un elenco, vedete, di versioni, da questa che è molto vecchia fino all'ultima in fondo. Adesso qua facciamo scorrere. Dovete sempre andare in fondo, perché in fondo sono proprio gli ultimi aggiornamenti di giornata. Perché dico di giornata? Perché gli sviluppatori di Google Chromium lavorano talmente rapidamente nell'incrementare le versioni, le funzionalità e le correzioni di Chromium, che addirittura più volte al giorno rilasciano eseguibili aggiornati. Vedete che qui l'ultimo aggiornamento, adesso io sto registrando alle 19, quasi 40, quasi a 20 alle 8, e l'ultimo aggiornamento qui si parla di oggi, quindi 1º luglio, alle 17:15, che è poi questa cartella, ma sicuramente due o tre, se non quattro cartelle precedenti fanno parte sempre del 1º di luglio, quindi in giornata, man mano, giorno per giorno, ci sono vari rilasci di Chromium. Se voi decidete di aggiornare Chromium alla sera, troverete l'ultima cartella, che è il risultato
meglio l'ultimo rilascio di giornata e avanti così tutti i giorni, quindi volendo potete fare questo lavoro tutti i giorni per avere cromo aggiornato tutti i giorni. Adesso non dico di esagerare, magari una volta alla settimana, addirittura si può anche fare una volta al mese, per carità. Si entra in questo sito, si va in fondo, si prende l'ultima cartella, per esempio questa, e dentro c'è un archivio, che è poi quello che ci interessa, un archivio compresso zip, che è questo, quello che ci interessa. Allora, ok, abbiamo visto che abbiamo bisogno di questo sito per ottenere l'eseguibile, l'ultimo eseguibile aggiornato di Chromium, e ce l'abbiamo. Andiamo avanti. Di cosa abbiamo bisogno ancora? Della cartella dove risiedono i profili personali. Cosa intendo per profilo? Adesso clicco per aprire la cartella. Eccola qua. Ricordatevi che io ho già pronto il link qui che mi ha aperto la cartella, ma vedete il puntino davanti a config, quindi è nella vostra home, è una cartella nascosta, config. E poi sotto cartella Chromium, quindi ricordatevi in Nautilus di attivare l'opzione mostra file nascoste, se no non la vedete la cartella config nella vostra home. Ecco, allora perché abbiamo bisogno di questa cartella? Perché qui sono contenuti uno o più profili che voi usate con il vostro browser Chromium. Profili, cosa si intende? Una cartella tipo questa, vedete, Profile 3, che contiene un tot di sottocartelle che contengono tutte le vostre impostazioni, i vostri preferiti, le vostre estensioni che avete aggiunto al vostro browser, tutto quanto. Cioè un profilo si intende tutto quanto permette al browser di volta in volta, quando voi lo avviate, di ripresentarsi come l'avete lasciato l'ultima volta. Quindi il profilo contiene proprio tutto, le vostre preferenze, tutto. Ecco, l'abbiamo bisogno perché per poter far funzionare due versioni diverse di Chromium che non pasticcino con il profilo l'uno dell'altro, abbiamo bisogno di due profili separati. Quindi dobbiamo fare un piccolo lavoro per permettere ad una versione di Chromium di andare con il suo profilo e all'altra con il suo separatamente. Ecco, poi a cosa abbiamo bisogno ancora? La cartella dove risiedono i lanciatori personali delle applicazioni, i launcher, lanciatori, che sono poi le icone sulle quali si fa doppio clic oppure sulle quali qui dal launcher si fa clic per far partire un'applicazione. Ecco, per esempio questa, LibreOffice Calc, è un lanciatore. Qua dietro ci stanno le informazioni che permettono al sistema Ubuntu Linux di farvi partire LibreOffice Calc con determinate caratteristiche, che facendo clic su questa icona che è il lanciatore. Ecco, piccola parentesi sui lanciatori: quando voi installate un applicativo da Ubuntu Software Center, il lanciatore viene messo in questa cartella, questa qui che sto cliccando adesso, USR Share Applications. Ecco, questi sono tutti i lanciatori di quello che voi avete installato via Ubuntu Software Center, cioè via repository ufficiali o PPA, comunque via sistema, diciamo così, tutto il software che avete installato che era già preinstallato dopo l'installazione di Ubuntu, tutto. Ecco, questi sono tutti lanciatori o launcher, come dicono in inglese, di tutto il software che è stato installato via sistema. Ecco. USR Share Application è comunque una cartella appunto di sistema, perché sicuramente sapete che volendo installare del software viene chiesta la password di root di amministratore per poter installare. Ci sono bisogno di questi diritti, uno perché installare software è un'attività da amministratore, non da utente normale, due perché la user di amministratore ha i diritti di scrivere anche in questa cartella fra le altre e poter creare il lanciatore per il software che avete appena installato. Ecco, se avete applicativi particolari specifici che non avete installato, non avete piazzato nel vostro sistema attraverso Ubuntu Software Center, per farla semplice, ma che avete messo tra virgolette per vie traverse, però se anche per questi software volete creare il loro lanciatore e farlo rientrare nel sistema di utilizzo del launcher qua,
rispettivamente della dash qua, volete che anche questi vostri applicativi installati tra virgolette, mi raccomando, prendetelo con le pinze questo mio termine, ma per capirci, per vie traverse, non attraverso Ubuntu Software Center, se volete che appunto rientri anche questi vostri applicativi fra queste icone che possono essere cercate con la dash, eccetera, eccetera, esiste una cartella specifica che è questa. Nella vostra home, quindi nel mio caso home Nicola, vabbè perché è la mia, voi avrete la vostra home, comunque sotto la home un'altra cartella nascosta, quindi anche questa vedete puntino local, share applications. Ecco, questa qui è la cartella che ha la stessa funzione gemella della USR share application, ma che è sotto la vostra home, quindi qui avete i diritti anche come user normale, vostra user di lavoro normale, di scriverci e di creare i vostri lanciatori che si chiama poi file di configurazione desktop. Eccoli qua. Vedete, io avendo già fatto il lavoro prima di quello che vi sto spiegando adesso, vedete che ho già il mio lanciatore Chromium Dev, che è poi quello nuovo, insomma, quello sempre aggiornato in alternativa a quello dei repository. Poi vediamo come arrivarci qui, però avendo già fatto il lavoro, vedete qui con la sua iconcina e anche nella dash. Se io cerco i miei applicativi, io cerco Chromium, vedete che mi viene fuori browser web Chromium, che è quello installato dai repository via Ubuntu Software Center, e Chromium Dev, che è quello che avete appena visto nella mia cartella dei lanciatori personali. Chromium Dev, vedete che appare anche lui come qualsiasi altro applicativo, perché è qui, è qui, eccolo qua. Poi vedete che ho installato anche Minecraft, che è la stessa cosa. Tanto per farvi un esempio, non c'entra niente col tutorial di oggi, ma per farvi capire che in questa cartella potete mettere da 1 a 100 applicativi installati o messi lì nel vostro sistema in un modo alternativo. E anche Minecraft, naturalmente, come il Chromium Dev, Minecraft Start, vedete che me lo trova esattamente con il nome che gli ho dato qua. Bene, chiusa la parentesi dei lanciatori personali, che può sempre venire utile anche in altre situazioni, non solo in questa di Chromium, vediamo di partire. Abbiamo finito di elencare ciò di cui abbiamo bisogno, adesso partiamo con la procedura. Allora, ovviamente abbiamo bisogno di scaricare dal sito l'ultima versione disponibile di Chromium. Si tratta di un archivio compresso zip corrispondente alla propria piattaforma. Questo è quello che ho detto prima. Si va sul sito che vi ho fatto vedere per primo e si fa clic, nel mio caso, sotto la piattaforma Linux 64 bit, si fa clic su Chrome righetta Linux zip. E questo ce lo scarica, nel mio caso io ho naturalmente la cartella scaricati per default. Adesso, essendo 40 mega, per il tutorial ne ho già scaricato uno ieri, eccolo qua. Comunque, Chrome si chiama sempre così, è Chrome lineetta linux.zip. Qua dentro c'è il nostro Chromium aggiornato. Allora, cosa fare con questo archivio? Naturalmente si estrae l'archivio dove si vuole. Avremo una nuova cartella chiamata Chrome Linux contenente la nuova versione di Chromium. Ecco qua, io naturalmente, ripeto, ho già fatto questa procedura, quindi in parte non ve la faccio vedere proprio praticamente uno a uno, ma vi spiego cosa fare rispetto alla procedura. Ah, importante, qui vedete una procedura di ben 9 punti. Non spaventatevi. Non è che tutte le volte che dovete aggiornare Chromium dovete seguire questi 9 punti, ma questa è la prima e unica, una tanto, un volta. Quindi questi 9 passi li faremo una volta sola, la prima, e successivamente per aggiornare vedete che sono 3 semplicissimi passi, che ci vuole di più a descriverli che a farli. Quindi non spaventatevi, seguiamo bene questa procedura una tantum, che può sembrare complicata, ma ancora una volta ci vuole di più a descriverla che a farla, e poi però dalla volta successiva ci sono solo questi punti, veramente poca roba. Fin qui vedete, semplicissimo, si scarica un file e si estrae, si fa per esempio, io faccio estrai qui perché io l'ho lasciato qui sotto la cartella scaricata, il mio Chrome Linux, si fa estrai qui e appunto, come dico qua nella mia scaletta, si crea una cartella Chrome righetta Linux. Qua dentro c'è tutto
tutto quanto serve a Chromium per funzionare, la nuova versione di Chromium. Non andiamo a vedere in dettaglio i file, naturalmente che non ci interessa, ma qui dentro c'è tutto. Andiamo avanti. A questo punto bisogna chiudere tutte le finestre del browser aperto. Qualsiasi Chromium noi abbiamo aperto, dobbiamo chiuderlo perché adesso dobbiamo agire sui profili. Prima di andare avanti dobbiamo agire sui profili. Quindi prendiamo la nostra cartella dei profili, che è questa, eccola qua. Quindi adesso io non chiuderò il Chromium qua dietro perché in questo momento non ho bisogno, avendo già fatto la procedura, però voi seguite cosa scrivo qui e cosa vi ho appena detto, quindi chiudete tutte le finestre. Quindi facciamo conto che Chromium è chiuso, quindi lo metto icona, facciamo finta che è chiuso, ecco, l'ho chiuso. Poi rinominare il profilo esistente per non intaccarlo, quello dell'installazione. Quindi, piccolo chiarimento qui, da un'installazione nuova di Ubuntu, è quasi sicuro, anzi sicurissimo, che voi vi trovate in questa cartella dei profili una cartella chiamata default, che forse l'ho anche scritto. Ecco qua, le cartelle dove risiedono i profili. Il profilo solitamente si chiama default. Ecco qua, vedete? Trovate una cartella con questo nome normalmente. Altrimenti, se si creano altri profili, vengono chiamati profile X, dove X è un numero progressivo. Ecco, qui si spiega perché io non ho più la cartella default, ma ho un profile 3 e un profile 3 dev. Il mio profile 3 corrisponde al profilo del Chromium installato dai repository, quindi chiamiamolo quello originale, quello dell'installazione. Il profile dev è quello che poi ho creato successivamente per far lavorare il nuovo Chromium. Ecco, io non ho più il profile default, non è un problema, naturalmente, solo che naturalmente se voi state seguendo questo tutorial e non vi trovate le cartelle come le vedete qui da me, magari vi trovate in difficoltà, non preoccupatevi, voi quasi sicuramente troverete un profilo solo, una cartella sola che si chiama default, quindi fate conto che siete sulla strada giusta. A questo punto rinominate quel profilo, perché tenete presente che a questo punto, giusto per non perderci, voi avete ancora un solo Chromium installato, che è quello dei repository, non avete ancora il Chromium nuovo. Per ora abbiamo solo scaricato la versione nuova, abbiamo estratto l'archivio compresso, ma è ancora lì fermo il nuovo Chromium. Per adesso abbiamo solo a disposizione il Chromium originale dai repository ed ecco che avete il vostro profilo che si chiama appunto default. E se non si chiama default, per carità, l'ho appena detto, si chiamerà profile 1, 2, 3, quello che è. Comunque ne avrete uno solo e rinominatelo. Rinominatelo come volete, quindi non c'è problema. Rinominatelo come default, che ne so, default righettina, il vostro nome. O Pippa, chiamatelo come volete, basta che sia un nome diverso da quello che il Chromium ufficiale installato dai repository si aspetta di trovare. Basta che sia diverso. E poi capiremo perché. Poi avviare una volta la nuova versione di Chromium. Come si fa ad avviare la nuova versione? A questo punto andiamo nella nostra cartella che abbiamo estratto, cioè questa qua, e dentro ci deve essere un file che si chiama Chrome Wrapper. Eccolo qua, Chrome Wrapper. Questo qui è un, come vedete qui a destra, un script shell, cioè è un file di script che infatti se faccio doppio clic mi chiede se voglio vederlo nell'editor di testo o di eseguirlo. Una volta fatto doppio clic, voi scegliete esegui. Io naturalmente faccio annulla perché non ho bisogno di rifarlo, ma voi, visto che è la prima volta che lo fate e unica che lo farete, scegliete esegui, quindi doppio clic su questo file, esegui, io faccio annulla e si aprirà per la prima volta il Chromium all'ultima versione, quella che avete appena scaricato, quella di questo archivio zip. Si aprirà con un profilo nuovo, quindi non aspettatevi di trovare tutti i vostri preferiti e tutte le impostazioni come eravate abituati col Chromium installato dai repository, perché questo Chromium è nuovo e si è creato una sua cartella di profilo. Ecco perché un attimo fa,
abbiamo rinominato il profilo esistente. Perché? Perché rinominandolo ed avviando la nuova versione di Chromium, questa, non trovando una cartella di profilo, tra virgolette, ufficiale, dice: ok, non ho il profilo, me ne devo creare una nuova. Ed ecco che apparirà un'altra cartella. Quindi io avevo il mio profilo 3 e lui mi ha creato un altro profilo, quello che è. Lui crea quindi una cartella separata perché, non trovando un profilo pronto all'uso con il nome che si aspetta, se ne crea uno nuovo. A questo punto chiudiamo di nuovo tutto il nuovo browser Chrome. Lo chiudiamo perché il suo compito, cioè quello, 1, di crearci la cartella di profilo sua, nuova, nuovo di pacca, l'ha fatto. 2, si è creato anche, già che c'era, il lanciatore, che è poi questo. Ecco, il lanciatore. Quindi anche questo, una tantum, abbiamo avuto bisogno di farglielo creare. Quindi la maggior parte del lavoro l'abbiamo fatto. Abbiamo i due profili separati che ci permetteranno di usare i due Chromium separati e anche il nuovo lanciatore. Quindi, oltre a quello del Chromium dai repository, abbiamo anche il nostro lanciatore nella nostra cartella locale dei lanciatori. Molto bene, e qui siamo già quasi a posto, eh? Poi dobbiamo rinominare anche il nuovo profilo per distinguerlo in seguito da quello esistente. Quindi il profilo che ci ha appena creato, quindi la cartella di profilo appena creata dalla nuova versione di Chromium che abbiamo appena avviato e chiuso, lo chiamiamo come vogliamo. Ecco, nel mio caso l'ho chiamato profile 3 underline, quindi righetta bassa, dev, e l'ho lasciato così. Ho deciso di chiamarlo così. Quindi questa qui è la cartella di profilo del mio Chromium nuovo aggiornato, mentre il profilo 3 è quella del Chromium da repository, quindi versione 18 vecchia. A questo punto, se vi ricordate, al punto 2 abbiamo rinominato il profilo esistente. E qui al punto 4 abbiamo rinominato anche il profilo nuovo, quindi abbiamo due cartelle di profilo, entrambe rinominate. È importante al momento non avviare nessun dei due browser Chromium, perché se ne avviamo sia il nuovo sia quello dei repository ufficiale, non trovando a loro volta di nuovo un profilo, si creerebbero una nuova ulteriore cartella di profilo, ma non è quello che vogliamo. In questo momento quindi abbiamo due profili rinominati. 5. Aprire il file punto desktop di avvio, ovvero il lanciatore, e modificarlo come segue. Ecco, questa è l'operazione fondamentale che ci permette di far distinguere le due icone di avvio dei due browser quale delle due cartelle di profilo usare. Ecco, perché è proprio questo il meccanismo che ci permette di far convivere le due versioni di Chromium, far usare ad uno il suo profilo e all'altro il suo profilo, perché essendo anche di due versioni diverse non possono usare lo stesso profilo, perché la versione 18 gli va bene il profilo costruito per la versione 18, la versione 22, che è quella attuale di Chromium, gli va bene solo il profilo della versione 22. Se pasticciamo con lo stesso profilo, una delle due versioni di Chromium mette fuori un errore con scritto: questo profilo è stato creato con una versione successiva, a me non va bene. Ecco. Allora, apriamo quindi il lanciatore, che sarà poi quello del nostro Chromium sempre aggiornato, che è questo qua. Lo apriamo con l'editor di testo. Ecco che adesso io ve lo apro l'editor di testo. Ci trascino il lanciatore che abbiamo appena creato, lanciando una prima volta il browser aggiornato, e vedete che il lanciatore è composto da un certo numero di righe, di voci, e non entriamo nel dettaglio, non abbiamo bisogno di sapere cosa serve una cosa, l'altra e l'altra, ma abbiamo solo bisogno di intervenire in un paio di queste voci verdi che vedete qua. Allora, la più importante è il comando d'avvio, quindi exec. Questa voce, chiamata exec uguale, contiene che cosa il lanciatore deve avviare e da dove lo deve avviare. Quindi vedete che, avendo io piazzato
la mia nuova versione di Chromium sotto la mia home scaricati, vedete, è qua dentro, home scaricati Chrome Linux, nel lanciatore è riportato il percorso, quindi home Nicola scaricati Chrome Linux Chrome Wrapper, che è quello che abbiamo già usato noi per avviare la prima volta la nuova versione di Chromium. E fin qui è il comando. Quello che noi ci aggiungiamo e che nel lanciatore originale appena creato non c'è, noi ci aggiungiamo di forzargli l'uso di un certo profilo e quindi noi ci aggiungiamo questa opzione spazio meno user righetta data righetta dir uguale virgolette il nostro profilo nella cartella dei profili, quindi home.config chromium profile 3 righetta bassa dev nel mio caso e vedete che qui ho riportato nicola.config chromium profile 3 righetta bassa dev. Naturalmente se voi il vostro nuovo profilo, quello rinominato qui al punto 4, l'avete rinominato in Paperino Pluto, dovete riportare ovviamente home, il vostro nome di home.config chromium Pippo Pluto, quello che è, ovviamente. Qui vedete quello che è impostato per me. Naturalmente voi dovete abilitare, impostare secondo, i vostri nomi, come avete preferito chiamare il profilo. Ecco, spazio per 100U, questo esisteva già prima, quindi nella riga originale di exec si finiva Chrome Wrapper spazio per 100U, quindi voi lo lasciate. Dopo aver innestato la vostra, opzione di profilo, lasciate pure il %U che va bene. Poi l'altra modifica è rinominare la voce name per distinguerlo dall'esistente. Oh, qua vado a capo. Ecco, rinominare la voce name. Questo perché? Perché il browser Chromium, adesso ve lo faccio vedere nella dash, installato dai repository. Si chiama Browser Web Chromium. Ecco, per distinguerlo, visto che l'icona è uguale, voi date un altro nome. Nel mio caso ho messo Chromium righetta dev come in sviluppo, ecco, Chromium sempre in sviluppo, dev. Vedete che questo Chromium dev è la stringa che ho messo nella voce name qua, voce verdina name, Chromium dev. Voi potete mettere, ripeto ancora una volta, qui qua, se volete, fate come volete, io ho messo Chromium dev. E poi è finita, salvare il file e renderlo eseguibile. Ecco, salvare il file e renderlo eseguibile cosa vuol dire? Dovete assicurarvi che questo file che avete appena aggiornato e modificato nelle proprietà sotto permessi abbia attivato il listino consentire l'esecuzione. E quindi appena attivate quel listino vedete che apparirà la sua icona e diventerà sensibile al doppio clic, quindi voi fate doppio clic e partirà il browser. Ecco, fate doppio clic, quindi salvate il file, rendetelo eseguibile nelle proprietà e fate doppio clic per avviare Chromium. E infine fissate l'icona sul launcher, così l'abbiamo portata di mano, cioè praticamente adesso abbiamo impostato il lanciatore in modo che la nuova versione di Chromium utilizzi esclusivamente il suo profilo che ci siamo riservati per lui e non quello del browser installato dai repository, ma il suo. Quindi questo lanciatore da me utilizza il profile 3 dev. Quindi fate doppio clic e quando l'icona appare qui nel lanciatore, come ho già fatto io, potete bloccarla sul launcher, così l'avete lì a portata di mano, non dovete tutte le volte entrare in questa cartella nascosta per fare il doppio clic, ovviamente, questo è solo per comodità. Poi 7, rimettere il nome originale al profilo esistente, così si può avviare anche la versione originale che punta già automaticamente al suo profilo. Ecco, quello che avevamo il profilo della versione installata dai repository da cui siamo partiti, l'avevamo rinominato per permettere al nuovo Chromium di non trovarlo e di crearsi il suo profilo. Adesso non abbiamo più bisogno, abbiamo il suo lanciatore che usa il suo profilo, quindi il vecchio profilo, chiamiamolo così, o profilo originale, possiamo farlo ritornare al nome originale. Quindi da me si chiamava profile 3 e l'ho fatto ritornare in profile 3. In questo modo, avviando con il lanciatore originale la versione vecchia 18 di Chromium, si troverà tranquillamente di nuovo il suo profilo.
Poi i due ultimi punti sono praticamente diciamo che la procedura una tanto per far convivere le due versioni di Chromium è finita qui. Infatti io posso avviare, ve lo dimostro, posso avviare il browser installato dai repository, quindi la versione 18, e vi faccio vedere che questa è la versione 18, vedete? Questa è la versione 18 e contemporaneamente io avevo già aperto la mia versione, vedete qui con la sua, scusate, con la sua icona, browser web Chromium. Io ho la mia Chromium Dev qui, che è quella che ho avviato all'inizio del tutorial. Ecco, e questa è, informazioni su Chromium, vedete la versione 22. Quindi vedete che io ho in realtà due browser aperti che convivono tranquillamente, di cui uno solo dei due, naturalmente quello che funge da browser predefinito, quello vecchio no, perché ho messo quello nuovo, però vedete che apro le due finestre e convivono tranquillamente. Chiudiamo pure quello vecchio che adesso non ci serve. Ecco, dicevo, al punto 7 abbiamo finito la procedura in sé una tantum per far partire e convivere le due versioni. Ci sono ancora due punti, 8 e 9, che in realtà sono per completare l'installazione del nuovo Chromium. Cosa vuol dire completare? Completare vuol dire attivare la sincronizzazione, cioè accedere al nostro account Google per salvare i preferiti, le estensioni, le impostazioni e tutto quanto. Naturalmente, se avete scelto di farlo, io l'ho scelto e quindi fra le impostazioni io ho l'accesso, vedete, io sono acceduto con il mio account Google e con questo io posso salvarmi tutto, l'ho sempre fatto, non so se voi avete scelto anche voi di farlo o no, perché comodo, si salva password, cronologie, estensioni, preferiti, tutto quanto. Adesso qua, annulla, ok, tutto quanto. Quindi, se volete farlo, se già siete abituati ad avere questa funzionalità, dovete riattivare naturalmente anche sulla nuova versione di Chromium, ovviamente. E quindi questo sapete come fare se l'avete già attivato, quindi attivare la sincronizzazione, perché di fatto, appunto, lavorando su due profili diversi, i due browser, voi avete il browser vecchio che è già impostato in questo modo, ma quello nuovo non ancora, dovete riattivarlo in questo senso. E questo è quello che il punto 9, l'ultimo, anche questo, naturalmente, che il browser nuovo, quando si avvia, vi avvisa che non è il browser predefinito, perché a lui risulta essere l'altro Chromium, quello predefinito. Naturalmente noi vogliamo usare la versione più aggiornata e più sicura e quindi mettiamo come predefinito questo, ed ecco il motivo per cui quando ho avviato quello versione 18 vecchia è uscito il messaggio, l'avviso in cima, guarda che non sono quello predefinito, perché adesso da me è quello nuovo il browser predefinito. Ecco, due note a conclusione di questa procedura prima di parlare brevemente di quella di aggiornamento. La prima è che il plugin FFmpeg non è quello extra che legge anche i file in formato proprietario, tipo MP4, ma solo i formati aperti dei video. Quindi quando voi incontrate un file tipo MP4, MPEG, quello che volete, in una pagina web, con questo Chromium nuovo, in realtà quei file non ve li può mostrare direttamente nella pagina web, ma ve li scarica e ve li dovete guardare con il lettore multimediale che avete sul PC. Mentre questo forse è l'unico vantaggio al momento attuale di avere anche la versione installata dai repository, che lì potete scegliere se installare il plugin FFmpeg solo libero oppure extra, che vi legge anche quei formati direttamente nelle finestre web, ma è veramente non è un granché come problema. Questo lo potete vedere, anzi, ve lo mostro se voi andate a vedere la pagina di YouTube dove impostate di vedere i video in HTML5, vedete che c'è un punto esclamativo nel formato H264. Vedete che il WebM, che è il formato libero web,
è visibile, mentre quello proprietario H264 no. Questo sta a indicare che il plugin delle versioni Chromium che noi scarichiamo dal sito qua di Google, ha sì il plugin FFmpeg, ma solo per i formati liberi. Ripeto, non è un grande discapito, rispetto alla sicurezza del browser sempre aggiornato, per carità, non c'è confronto, questo non è un gran problema. I file video vengono scaricati sul vostro PC e poi li potete leggere tranquillamente col vostro lettore multimediale sul PC. Nota 2, le estensioni. Ecco, le estensioni sono queste, di cui vi ho già parlato una volta, quelle che migliorano o che aggiungono funzionalità al vostro browser. Ecco, ne installate un certo numero, verificatele, perché ripeto, le estensioni, vi posso anche mostrare quello che sto dicendo, sono gestite, sono o meglio archiviate separatamente nei profili del browser, ed ecco che, essendo archiviate separatamente nei profili, ecco qua, vedete la cartella estensioni del profilo del browser vecchio, versione 18, rispettivamente la sottocartella estensioni, eccole qua, del profilo nuovo. Quindi, essendo anche questo gestito separatamente per profili, non è detto che le estensioni, una volta che avete riattivato la sincronizzazione col vostro account Google, non è detto che tutte le estensioni vengano perfettamente riportate anche sul nuovo browser. Quindi dateci una verificata, strumenti, estensioni, e verificate se le vostre estensioni sono riportate tutte o meno. A me è successo che uno o due non fossero riportate, le ho semplicemente reinstallate e è finita lì. Ecco, questo è quanto che ci ho messo un po' a spiegarlo, perché, come ho detto, ci vuole di più spiegarlo che a farlo. In realtà sono operazioni semplicissime: un paio di cartelle rinominate, un file scaricato, estratto, un piccolo ritocco, un lanciatore desktop, è tutto lì. Però per spiegarlo bisogna pur farlo vedere. Ecco, dicevo, questa è una procedura una tantum, che sembra complicata, eccetera, eccetera. La procedura successiva, cioè quella dei giorni successivi, la settimana successiva, il mese successivo, volete aggiornare nuovamente il vostro browser Chromium. Quindi, sicuramente adesso io ho installato, mi sembra ieri, o l'altro ieri, la versione 22 bla bla 145.063. Fra una settimana sarà sicuramente la 150, quello che è. Volessi aggiornare, non devo ripetere tutta questa procedura perché il tutto è già preimpostato. Devo solo scaricare l'ultima versione, quindi fare esattamente quello che abbiamo fatto come primo punto. Quindi si entra nel sito Linux 64, l'ultima cartellina in basso, si scarica Chrome Linux Zip e si chiudono tutte le finestre del browser. Poi si estrae l'archivio zip, ecco che, oh, ops, ecco che io ho il mio archivio zip qua, e si estrae questo archivio nella stessa posizione dove l'abbiamo già fatto la prima volta. Ecco, a differenza della prima volta dove abbiamo fatto tasto destro, estrai qui, dobbiamo proprio aprire l'archivio. Questa è l'unica differenza, perché se facciamo estrai qui, lui mi crea un Chrome Linux 2, cioè un'altra cartella, ma non è quello che serve a me. A me serve che i file della nuova versione di Chrome sovrascrivano quelli della vecchia versione. Quindi, cosa facciamo? Apriamo l'archivio invece di estrarlo direttamente, prendiamo la cartellina che c'è internamente e la trasciniamo nella cartella di destinazione, quindi nella scaricati nel mio caso. Quindi la tiro fuori, la trascino qui da qualche parte, lascio andare il mouse e lui si accorge che c'è già una cartella e mi dice cosa devo fare. Voi schiacciate sostituisci tutti e lui va a estrarre l'archivio e a sovrascrivere tutti i file che ci sono qua dentro, sovrascriverli con le nuove versioni esattamente nella stessa posizione. Importante è quello, perché così quando riavviate la prossima volta il browser Chrome vi trovate automaticamente la nuova versione. Quindi, prima di chiudere, ripeto, procedura di aggiornamento dopo la procedura una tantum,
Settimana dopo, cosa fate? Scaricate Chrome Linux Zip, ve lo trovate nella vostra cartella scaricati, lo aprite col doppio clic questa volta, trovate la cartellina, la trascinate fuori e dite sostituisci tutti. Finito lì, avete già aggiornato il vostro browser Chromium. Ecco, spero che questa procedura vi sia utile e soprattutto se siete nella mia stessa situazione, che usate questo browser, che è fantastico, però al momento non è aggiornato come si deve nell'infrastruttura Ubuntu, spero che applichiate la stessa procedura anche voi per usare il browser sempre aggiornato all'ultima versione, quindi sempre la più sicura e la più aggiornata. Ecco, vi ringrazio come sempre per l'attenzione, ciao a tutti e alla prossima.